Ciao a tutti, io mi chiamo Luca Speranza, questo è il canale dedicato al free training in cui facciamo tante cose in realtà. L'ho improntato molto sull'allenamento, sul migliorare la capacità fisica del corpo, muoverlo in modo che possa innalzarsi il metabolismo che spesso è rallentato. Sappiamo tutti benissimo che siamo quasi sempre seduti, in macchina, in ufficio, per mangiare. In tantissime occasioni noi siamo seduti o comunque inattivi, vedere la televisione, il cinema, sempre in una condizione che il corpo non gli piace. Il corpo è fatto per saltare, arrampicarsi, giocare, avere degli attimi di movimento più veloce mentre si cammina, fare delle scale invece di prendere l'ascensore. Queste cose si sanno, però si applicano poco. Oggi facciamo degli esercizi specifici legati alla box o all'autodifesa, però da un punto di vista di miglioramento di velocità fisica, di reazione, e tra poco analizzeremo nel dettaglio queste cose. Allora, abbiamo qui un sacco che ho montato nella mia camera, è una novità e ne sono molto felice, perché ogni tanto, appunto, mentre lavoro al computer e preparo i video per voi, durante il giorno stacco quei 15, 20 minuti, 30 minuti e faccio degli esercizi. E quello che voglio dirvi adesso è come entrare in contatto con il sacco. Ci possiamo fare tanti esercizi. Ovviamente gli esercizi fondamentali sono quelli legati ai calci e ai pugni. In questo caso praticamente noi non usiamo le mani semplici e possiamo andare a fare dei lavori veloci di percezione col sacco. Questo è un movimento che aiuta a velocizzare l'allungamento e l'accorciamento della mano, quindi esercizi molto veloci. Con le gambe non le facciamo adesso, però adesso preparerò i guanti in modo da farvi vedere degli esercizi più completi. Quello che è importante è comunque fare innanzitutto un buon riscaldamento, perché quando andiamo a allenarci, anche se vi ripeto, questo qui sarà una base, un allenamento comunque molto leggero, andiamo comunque a sforzare e lavorare su dei distretti osteomuscolari che di solito non usiamo. Cioè, passare dal mandare dei messaggini sul telefonino, schiacciare con le dita la tastiera, è ben differente comunque da fare un lavoro muscolare molto più complesso. Ok, eccoli qui. Come vi dicevo, questi servono anche per le prese, per i bloccaggi con le mani, perché lasciano libere le dita, però allo stesso tempo proteggono le nocche. Allora, andiamo a fare veramente come si deve i primi esercizi. Il primo esercizio che andiamo a fare è quello semplice, i pugni diretti. Quindi vi faccio vedere. Allora, prima col destro, allungo, estendo fino a toccare. Come dicevo, non serve la massima forza, ma serve il movimento comunque diretto. Una cosa che si fa in genere quando si dà un pugno è comunque l'altra mano serve per proteggersi come uno scudo in caso di contrattacco. In questo caso noi ci serve il discorso, ripeto, dell'esercizio. Quindi l'esercizio è questo. Come vedete, si parte il movimento dalla spalla, e io vorrei chiedere al cameraman se inquadra anche i piedi per far vedere che il movimento dalla spalla nasce dal piede. Questo movimento qui, o adesso lo sto accentuando, ma in realtà è questo. Quando voglio dare movimento, quindi vediamo che è come nella break dance: parte il movimento, arriva fino ai fianchi, si trasmette sopra, viene caricato per portarlo avanti.
stessa cosa con la destra, con la sinistra. Ecco qui, si allunga in modo che tutto il corpo agisce, quindi si lavora, si pensa che sia un lavoro solamente con le braccia, in realtà è un lavoro di tutto il corpo. Quando facciamo questo movimento qui, in realtà stiamo lavorando moltissimo sui fianchi. Non avete un sacco? Mettetevi da soli davanti allo specchio e fate questo lavoro. Lo potete fare più veloce o lo potete fare più lento, cercando di lavorare sullo stile pulito. Ok? L'altro esercizio che facciamo, il secondo, è il pugno basso. È un pugno che viene caricato dal basso leggermente verso l'alto. Eccolo qui. In pratica noi andiamo a caricare comunque dal basso verso l'alto e lavoriamo quindi in modo diverso sulle spalle. Ok, adesso andiamo a fare il terzo tipo di esercizio, che è il gancio. Ok, l'ultimo esercizio è il gancio. Allora, è un esercizio, anche questo, molto semplice. Il braccio fa un lavoro completamente diverso rispetto a prima, che va avanti a cercare il minimo spazio. Qui fa un giro lungo. In pratica, se ci troviamo di fronte in una scena ideale, ovviamente non auguro a nessuno, prendiamo questi esercizi come sport, come attività, come movimento, come essere spontanei in natura per difendersi da qualsiasi situazione, essere pronti, diciamo che se ti trovi di fronte a una persona, questo è il colpo che arriva al laterale della persona, prendendo la testa, evitando eventuali difese della persona che può stare in certe posizioni. Quindi è un colpo particolare. Lo andiamo a fare sul sacco. Ovviamente qui io ho poco spazio, perché andrebbe fatto di qua, ma sarei spalle a voi e cercherò di farvi vedere il movimento comunque in questo modo. Ecco qui, magari non è perfetto, io adesso voglio darvi un'infarinatura di base dei tre colpi principali che rivediamo. Quindi diretto, colpo basso e gancio. Se li fate anche da soli, potete fare delle sessioni di 5-10 minuti, anche alzatevi se avete una sedia, una scrivania, fate questo tipo di esercizio, ripeto, fate una ventina di questi movimenti, ricordando benissimo e sempre che il movimento parte dal basso, sempre, quindi 1, 2, si muove tutto il corpo, mi raccomando, lavorate sulle spalle e ne fate delle serie da 20 oppure a vostro piacere. Io do delle indicazioni di massima, poi gestitela come meglio volete e alla velocità che voi preferite a seconda della forza del vostro tipo di allenamento. Quindi diretto, colpi bassi e ganci. L'esercizio che dovete cercare di fare poi, mettendolo anche in un'ottica di autodifesa, che facciamo spesso nei corsi, è quello comunque che mentre do un pugno, l'altra mano serve per la difesa, quindi concentriamoci sempre così. Vediamo ad esempio nel diretto, appoggio la mano o comunque la metto vicino per proteggere la testa. Quindi ripetiamo, diretto, gancio basso e gancio alto. Ok, allora gli esercizi sono finiti, io spero che vi sia piaciuto, se vi piace condividete il video, iscrivetevi al mio canale e soprattutto commentate, ditemi se ci sono degli esercizi che volete fare, degli argomenti che volete trattare e appena possibile cercherò di occuparmene. Ciao a tutti, al prossimo video!